Ringraziamo il Signore perché è l'ultimo incontro. Sembra brutto, no? Nel senso che siamo arrivati alla fine dell'anno, abbiamo detto che quest'anno facevamo tre incontri e questo mi sembra che è penultimo. Questo è secondo me. È il penultimo, poi facciamo l'ultimo a dicembre, che già abbiamo la data, mi sembra, e poi ci vediamo così. Ci mettiamo un attimo in piedi, facciamo una preghiera e lasciamo. Non ho capito perché non avete fatto il corridoio. Ah sì? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro. Chiediamo allo Spirito Santo stasera di illuminarci come sempre attraverso la Sacra Scrittura, attraverso la parola di Dio che passa attraverso il cuore di Don Maurizio. Per questo invochiamo lo Spirito Santo dicendo anche gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito, come era San Girolamo. Un anno in più per contemplare l'amore di Dio. Entrando mi sono un po' spaventato, sia perché non ho visto il corridoio come diceva Don Ernesto, poi ho visto la scrivania. Quindi la cosa è ancora un po' più seria, perciò la scrivania la lasciamo poi ai professori. E poi ho visto molti di voi che hanno l'arma in mano, la Bibbia. Questo è bellissimo, mi piace tantissimo, già lo disse la volta scorsa, sarebbe bello e credo già potrebbe essere questa una prima testimonianza che noi possiamo rendere alle persone. Vedendoci camminare con la Bibbia in mano, con la parola di Dio che noi portiamo in mano. Sono di ritorno da una bella esperienza. Martedì sono tornato dalla Terra Santa. Sono stato 9 giorni in Terra Santa. Non riesco, non vi esprimo, cioè non condivido perché è difficilissimo condividere ciò che lì si è vissuto. Però. Stando lì, pensavo anche a questo incontro di questa sera e dentro mi una domanda in quei 9 giorni che sono stato lì proprio risuonava dentro. Che cosa ne ho fatto? E quindi in previsione di questo incontro, che cosa noi ne abbiamo fatto dei doni di Dio? Proprio mi risuonava dentro così forte questa provocazione da parte di quei luoghi che vedevo, perché lì in quei luoghi, sapete, poi c'è una certa emozione. Quando tu vivi un'emozione è come se poi si riaccendesse qualcosa. Allora mi chiedevo, c'è sempre bisogno poi di emozioni affinché si riaccendi dentro qualcosa per assumere una consapevolezza? Pensavo alla mia vocazione. Ho la vocazione di quelli che stavano lì, di questo gruppo che stava lì con noi. Pensavo alle nostre comunità. Vi ricordate, la volta scorsa accennavo un po' questo problema, no? Il fatto di dare tutto per scontato. Noi, se ricordate l'incontro precedente, dicevamo il fatto, partiamo da questo presupposto, noi abbiamo in mano questo libro che chiamiamo la Bibbia o diciamo anche parola di Dio. Però concretamente, effettivamente, noi quando diciamo parola di Dio, che cosa vogliamo dire? Io dico, in televisione, ieri il Papa ha fatto l'udienza, no? Ieri il Papa ha parlato. Ma voglio fare riferimento a quello che lui ha detto o al fatto che il Papa abbia parlato? E quando poi uno parla, l'atteggiamento dall'altro lato, qual è quello dell'ascolto? E quindi quello che Dio dice, perché diciamo parola di Dio, in me che ascolto, che cosa provoca? Noi purtroppo abbiamo un difetto che da un lato è una grazia e dall'altro lo dico non a bassa voce perché purtroppo si registra quindi si sente lo stesso, ma lo dico tra virgolette, da un lato è una grazia, dall'altro è un problema. La grazia è che fin da bambini abbiamo ricevuto il battesimo.
siamo nati in famiglie cristiane e perlomeno ai nostri tempi, quando le nostre mamme ci hanno allattato, allattandoci ci hanno trasmesso anche la fede. Oggi non è più così. Però il guaio, sapete per quale è stato? Che crescendo con questa fede, noi forse non l'abbiamo fatta nostra quella fede. Non ci siamo appropriati del nostro essere cristiani. San Pietro dice, nella sua lettera, dobbiamo sempre essere pronti a rendere ragione della speranza che è in noi. E questa speranza noi la teniamo dentro. E siamo sempre pronti a rispondere dando ragione di questa speranza che è in noi. Sì, è stato bello, poi abbiamo vissuto quel momento, poi pare che sia finito. La realtà quotidiana, diciamo anche la monotonia quotidiana, pare che poi ci fa perdere un poco quel senso. Se vi ricordate, lo ascolteremo proprio in Avvento, domenica prossima inizieremo l'Avvento, questo tempo stupendo che ci prepara a Natale, però attenzione, non ci prepara solo a Natale ricordando ciò che è avvenuto 2000 anni fa, perché l'Avvento ha una duplice caratteristica, è diviso in due momenti, tanto è vero, noi poi a un certo punto durante l'Avvento abbiamo la novena al Natale, quindi quello è il secondo periodo, però il primo periodo che è da domenica fino al giorno 17 dicembre, in questo periodo noi facciamo sì, viviamo l'Avvento, ma non ricordando di quando Cristo è venuto, ricordandoci che Cristo deve venire. E chiediamoci, la lettura di oggi che ha partecipato alla Messa del Vangelo, a un certo punto Gesù ha detto così, ci saranno carestie, pestilenze, terremoti e queste cose qui. Poi a un certo punto ha detto così, però risollevate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Chiediamoci, ma noi il Signore lo stiamo aspettando? Viviamo noi dell'attesa del Signore, eppure durante la Messa lo diciamo sempre, annunciamo la tua morte e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ma viviamo noi di questa attesa? Diceva uno scrittore che molte volte noi cristiani aspettiamo il Signore così come si aspetta l'autobus alla fermata e quando l'autobus però non arriva e fa ritardo. Fa ritardo e noi molto sembriamo così, che stiamo lì alla ferma e aspettiamo l'autobus per arrivare. Cioè non c'è quella poi nostra tensione, tanto è vero che l'Avvento è caratterizzato proprio da questa avvento, proteso verso. E io sono proteso verso questa realtà, quella che poi ci mette in movimento, quella che dà senso alla nostra vita, è quella che ci fa fare una scelta o non ce ne fare un'altra. Quindi questa consapevolezza della realtà quotidiana, se vi ricordate, nel Vangelo c'è questa espressione, come fu ai tempi di Noè, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, così arrivò e nessuno si accorse di nulla, fin quando non arrivò il diluvio. Così sarà il giorno del figlio dell'uomo. Cioè noi in pratica viviamo la nostra vita ordinaria e quotidiana, mangiamo, beviamo, ci sposiamo, cose che bisogna fare, perché siamo inseriti, siamo incarnati, ricordate il corso di liturgia. Quindi siamo incarnati, abbiamo un corpo, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di bere, abbiamo bisogno di relazione tra di noi. Però ci dimentichiamo, fin quando poi non arriva la catastrofe, allora lì poi ci ricordiamo e lì vorremmo correre ai ripari. Poi diciamo sempre, no, ma dov'è Dio? Dio è sempre là, allo stesso posto. Il problema è chiedere dove siamo noi. È tutto questo davanti a questa realtà della parola di Dio. Che dicemmo già la volta scorsa, se ricordate, qualcosa di forte, entusiasmante, di straordinario. Dio parla. E noi facciamo sempre poi questo errore qui, andare a vedere che cosa ha detto. Vediamo la prima cosa, il fatto che lui parli. Non è un Dio muto. Nella scrittura c'è questa espressione, gli idoli della gente hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non ascoltano. Il nostro Dio non è così. Noi quando preghiamo, e anche qui dovremmo capire una cosa importantissima, la preghiera è una risposta già al fatto che Dio ci abbia parlato. Quando noi preghiamo, noi rispondiamo a Dio, quindi parliamo a Dio che ci ha parlato. Eppure qui fateci caso, no, la nostra preghiera si riduce a che cosa? Sempre richieste.
Ma lo ascoltiamo o non lo ascoltiamo? Vedete, nella liturgia, se ricordate, quando vedemmo le letture, noi diciamo che c'è la prima lettura, c'è il Salmo, e il Salmo ha questa dinamica, è risposta alla lettura. Però nel Salmo noi non diciamo cose nostre, noi rispondiamo a Dio con la parola stessa di Dio, non con parole nostre. Quindi vuol dire che anche questo dovremmo capire. Quindi se io rispondo a Dio, parlo a Dio, dovrei parlargli e rispondergli con le sue stesse parole. Chiaramente quelle parole le devo conoscere. Passano attraverso la mia vita, passano attraverso la mia esperienza e le ridico a Lui. Quindi noi abbiamo questo dono. Abbiamo visitato anche il muro del pianto, che sapete per gli ebrei non si chiama muro del pianto, si chiama il muro ovest. Loro non lo chiamano muro del pianto, perché noi pensiamo, infatti abbiamo visto, no, che gli ebrei fanno lì vicino al muro e pregano così, e noi pensiamo che stiano piangendo. No, non è che stanno piangendo, perché l'ebreo quando prega, prega con tutto il corpo. Se ricordate, anche noi lo diciamo con la liturgia, nella liturgia è coinvolta tutta la persona, invece noi che abbiamo fatto con la mentalità nostra occidentale, che è quella della filosofia, noi pensiamo che sia tutto qui. Non è tutto qui, è tutto qui. Il credente, l'orante, parte da qui, non parte da qui. Anzi, quando facciamo il ritiro, diciamo ancora di più, neanche da qui, diciamo da qui, dalle viscere. E quindi deve partire da qui. E quando è qui, tu lo sai, ti pigli tutta la persona, completamente, i tuoi pensieri, le tue mani, le tue azioni. Tanto è vero che qualche volta, quando siamo presi, noi diciamo, non riesco a fare niente, perché sono preso da quel pensiero, sono preso da quella realtà. Quindi tutta la mia persona, anche in quello che faccio, è presa da quella realtà. E dicevo, gli ebrei, davanti lì al muro occidentale, pregano, e c'erano tutti i libri, la Torah. Loro lo chiamano la Torah, chiaramente la legge, sapete che gli ebrei hanno solo l'Antico Testamento. Quando noi passammo, loro hanno, sapete, i rotoli, quando noi passammo, per non farci vedere, coprirono questi rotoli. Perché chiaramente noi, cattolici, cristiani, eravamo elementi spuri per loro, non puri. E quindi per non farci vedere la sacralità per loro della parola di Dio. Dice, ma anche i musulmani quando prendono il Corano si lavano le mani. Noi che facciamo quando prendiamo in mano questo testo, questo libro? E allora noi abbiamo questo libro che un libro non è. Stasera facciamo ancora introduzione, poi la prossima volta inizieremo proprio a entrare nel testo. È un libro, ma non è un libro, perché dicevamo già la volta scorsa che è una raccolta di quanti libri? Sicuro, non abbiamo perso uno. 73 libri. Ne sono quanti dell'Antico Testamento? 46 e 27 del Nuovo Testamento. Quindi, volendo, possiamo dire che abbiamo una biblioteca qui nelle mani, perché sono appunto questi libri. E quindi, per dire questi libri, c'è una grandezza diversa tra uno e un altro. Poi addirittura diciamo anche che c'è una divisione. C'è una prima parte che chiamiamo Antico Testamento e una parte che chiamiamo il Nuovo Testamento. E ancora più bello sarebbe poi dire, quando noi parliamo di testamento, dovremmo riferirci, il testamento significa un'alleanza. E se diciamo alleanza, ricordiamoci adesso il corso di liturgia, chi è che pone l'alleanza? Dio. Quindi in questa alleanza chi è che sta parlando? Dio. È Dio che fa alleanza con l'uomo. E l'uomo risponde a questa alleanza. Quindi questo, chiamiamolo libro per adesso, questo libro, in questo libro c'è la proposta di alleanza che Dio fa all'uomo. Permettetemi l'esempio banale, è come se io scrivessi a mia ragazza, senti, io voglio fidanzarmi con te. Quindi io lancio la provocazione, poi deve rispondere lei. Deve dire sì, ok, va bene, d'accordo, mi fidanzo con te. Quindi lei per rispondermi deve prendere la lettera che l'ho scritta. Ho scritto la lettera, lei legge, fa sua quella lettera e mi dice di sì. Poi che succede? Forse. Se dice di sì, che succede? Che ci mettiamo insieme. Quindi lei e io viviamo questa relazione, l'alleanza. Se lei dice di no, non viviamo l'alleanza. Però molte volte che succede? Dico di sì e non la vivo. Nell'Antico Testamento, quando il popolo esce dalla schiavitù e riceve la legge, a un certo punto dice così, quello che il Signore ha detto noi lo faremo. Poi succede questo? No, vi ricordate? Li troveranno sempre dall'altro lato in Egitto, anche se usciranno.
quindi con il pensiero torneranno a peccare, allontanarsi dal Signore. Quindi grazie poi alla ripresa rituale della celebrazione pasquale, ritorneranno dal lato di qua e avranno ancora la salvezza. Perché Lui è fedele all'alleanza, anche se noi non siamo fedeli. Vi ricordate quando leggiamo la preghiera, la Todà, dove dicemmo che c'era, dove l'uomo esalta la fedeltà di Dio e l'infedeltà dell'uomo. Quindi questa alleanza. E diciamo, abbiamo detto, quindi abbiamo questa raccolta di libri divisa in due parti, Antico Testamento e Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, chiaramente, c'è un Nuovo Testamento in riferimento al fatto dell'Antico Testamento. Dio si propone all'uomo e nella Sacra Scrittura noi non troviamo tanto una storia del passato, ma è una storia presente, perché noi non leggiamo semplicemente avvenimenti successi 2000 o 3000 o 4000 anni fa, perché avrebbero poco poi da dirci. Ma in questi avvenimenti noi siamo completamente coinvolti, in questi avvenimenti. Questi avvenimenti parlano a noi e parlano di noi, perché parlano di Dio. E tutto quello che di Dio ci viene detto non è mai riferimento a Dio in se stesso, perché la Sacra Scrittura non ci dice chi è Dio in se stesso, l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. Non ci dice questa Sacra Scrittura. Ma dice Dio la sua vita la vive in funzione di quell'uomo, di quella donna col quale entra in relazione. Infatti in Esodo 3,14, dove noi diciamo che c'è la definizione di Dio, quando Dio dice io sono colui che sono, e lì proprio questo significa, il fatto del verbo essere, addirittura ripetuto due volte, vuol dire che io sono, il verbo essere, sono tutto per te. Quindi la Scrittura, questo ci dice, che Dio è tutto per noi. E dirà San Paolo, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Sapete, solo uno potrebbe essere contro di noi, sapete chi è? Gesù Cristo. Solo Lui, perché Lui è quello senza peccato. Eppure Lui si è fatto peccato per riconciliarci con il Padre. E Papa Francesco ce lo sta ripetendo in lungo e largo in questo anno della misericordia che abbiamo vissuto e col dono che ci ha fatto della lettera che ha scritto dopo l'anno della misericordia, con un titolo meraviglioso. Misericordia et misera. È un titolo, è una frase di Sant'Agostino. La misericordia e la miseria. Facendo il Papa riferimento all'incontro con Gesù con la donna peccatrice. Vi ricordate? La vogliono lapidare e la lasciano lì. Maestro, che cosa dobbiamo fare? Donne come questa, Mosè, ci bisogna lapidarla. Chi è senza peccato scagli una pietra. E poi si sente così, a un certo punto tutti se ne andarono e rimase lì in mezzo la misericordia e la misera. Nessuno, neanche io ti condanno, vai in pace. Allora, questo è Dio. Papa Francesco lo dice chiaramente, e questo dice la Scrittura, questo è Dio. Nessuno rivolgersi verso di noi è misericordia. È quasi a dire la descrizione di Dio. In questa azione del suo voltarsi verso di noi, a Capodanno ascolteremo questa benedizione. Dio rivolga su di te il suo volto e ti dia pace. Faccia risplendere su te il suo volto e ti dia la sua benedizione. Il volto che Dio rivolge all'umanità, all'uomo, è un volto che si chiama misericordioso. Quindi quando noi guarderemo in faccia a Dio, vedremo in faccia a Dio, non lo vedremo mai arrabbiato. Mai con il piglio lì per farti notare qualcosa, mai che ti guarda storto, mai, non lo vedremo mai Dio così. E questo ci dice questo libro. In questo libro esce fuori questo volto di Dio. Però vedete come in tutte le cose il volto deve essere ricercato. E dicevamo la volta scorsa che noi questo libro lo possiamo leggere in tantissimi modi. Lo possiamo leggere come un libro di storia, lo potremo leggere qualcuno sbagliando come un libro scientifico, lo potremo leggere come un libro per studiarlo, anche un non credente può leggerlo, come anche io che sono credente posso leggere il libro dei musulmani, il Corano, perché posso fare uno studio, lo posso comparare. O posso accoglierlo come un libro di fede dove il Signore mi sta parlando. Quindi capite che durante la celebrazione eucaristica, quando ne ascoltiamo la parola, e a un certo punto viene detto, parola di Dio. Il profeta Amos ha questa espressione. Nella giungla ruggisce il leone, come non tremare. Parla a Dio, come non profetare. Se vi ricordate, facendo un poco l'anno scorso sulla parola di Dio, io vi dissi, facciamo questo esperimento. Chiediamoci e chiediamo a qualcuno, appena finisce la messa, se si ricorda la lettura che ha ascoltato durante la messa.
Prova a chiedercelo. Chi si ricorda la lettura di domenica scorsa? La prima lettura di domenica scorsa? O il Vangelo di domenica scorsa? Dobbiamo fare un poco di sforzo per ricordarcelo. Eppure noi diciamo poi ci alimentiamo della parola di Dio. Che vi siete mangiati oggi a pranzo? Le pennette. No, perché forse nemmeno uno non ci mette tutto l'impegno. Dobbiamo essere onesti, perché dobbiamo chiederci effettivamente quanto impegno io metto in questa cosa. E perché sembra un'altra cosa me la ricordo? Perché nemmeno in quella cosa metto più impegno, c'è più interesse, mi tocca di più. E perciò c'è più interesse e quindi la ricordo. Ora, voglio chiedere al padre, qual è stata la prima lettura di domenica? Ma anche noi, non voi, noi, tutti quanti insieme, perché non lo dimentichiamo, il sacerdote fa parte dell'assemblea. Io alcune cose non le posso dire perché sto cose registrando, altrimenti qualcosa in più la direi, quindi lasciamola stare. Ora però facciamo attenzione, perché noi possiamo pensare che questo libro è stato scritto di getto tutti insieme. Questo libro non cade dal cielo. Sapete, c'è un libro religioso che è caduto dal cielo ed è il Corano. Perché secondo la tradizione, Maometto, un angelo abbia dettato a Maometto il libro e Maometto lì sotto l'ha scritto. Quindi questo libro è caduto dal cielo. A noi non è caduto dal cielo il libro, la Sacra Scrittura. Quindi devo saperlo questo. Quindi non è che c'è una storia che ha c'è un inizio, il libro della Genesi. C'è un ultimo libro, l'Apocalisse. Però non è che è stato lì e quindi c'è tutta una storia, perché se noi non leggiamo con attenzione, ci sono alcune pagine che sono in contraddizione l'una con l'altra. Pensate già alla Genesi, la creazione, ci sono due racconti di creazione. Se io scrivo io solo scrivo, sono così stupido che scrivo due volte le stesse cose. E tra l'altro questi due racconti sono diversi, ne scrivono la creazione ma la scrivono diversamente. Quindi questo che significa? Che due persone l'hanno scritta. Qui sono due mani in questo scritto. Anzi, addirittura la Genesi ci sono quattro mani in questo scritto. Poi alla fine è arrivato uno finale e ha cucito. Qualche volta la cucitura è riuscita, qualche altra volta non è riuscita la cucitura. Pensiamo ai Vangeli, le beatitudini. Matteo dice, Gesù salì su un monte. E lì chiama i discepoli, beati poi in spirito. Luca dice, Gesù su una collina. Era una montagna o una collina? Sant'Agostino, che è molto bravo, sapete cosa dice? Gesù iniziò sulla montagna e finì sulla collina, per trovare la concordanza. Sono problemi che, ripeto, non cambiano la nostra vita, però siccome stiamo facendo un percorso, queste cose le dobbiamo dire, ce le diciamo, perché stiamo facendo un percorso. Come nasce, come si forma la Sacra Scrittura? Allora, teniamo presente che noi, stranamente, il primo libro non è il libro della Genesi. Troviamo il libro della Genesi perché è all'inizio il libro della Genesi, però il libro della Genesi viene molto dopo come composizione scritta. Perché noi non abbiamo prima la scrittura, noi abbiamo prima la tradizione orale, cioè abbiamo la predicazione. In pratica, che succedeva? Questi popoli, che erano nomadi o seminomadi, si trovavano nelle tende, beduini, così, si trovano lì nell'accampamento. Quando poi dovevano spostarsi da una zona per andare in un'altra zona perché dovevano portare le pecore al pascolo, si spostavano di qua e andavano in un'altra zona dove c'erano i pascoli, per far pascolare i greggi. Fuori alla tenda, la sera si trovavano, non c'era né televisione, non c'era cellulare, non c'era niente, chiaramente. E che facevano? Raccontavano. Dicevano le esperienze che avevano vissuto. A un certo punto si è sentito il bisogno di mettere per iscritto quell'esperienza, perché morendo il nonno, morendo il papà, morendo il figlio, la tradizione a un certo punto, voi lo sapete, io lo dico a uno, uno dice a un altro, non è più come l'ho detta io. Voi sapete, no, che è successo? No, quello si è fatto male, è saputo, quello è andato all'ospedale, è saputo, alla fine quello è morto. Allora, per evitare questo, a un certo punto viene messo per iscritto ciò che veniva raccontato.
per restare così fermi ed avere una realtà attorno alla quale poi ritrovarsi. Quindi prima abbiamo la predicazione. Tanto è vero, Gesù dirà agli apostoli, non dice andate e mettete per iscritto il Vangelo, ma andate e predicate il Vangelo. Poi, siccome gli apostoli stavano iniziando a morire, e quindi quell'esperienza diretta che nessuno più l'abbia fatta con Gesù, iniziano qualcuno attorno a loro, poi mette per iscritto ciò che loro hanno vissuto. E abbiamo la formazione così dell'Antico Testamento e la formazione del Nuovo Testamento. Noi il primo dato storico che abbiamo è con Abramo. Quando, vi ricordate, il Signore lo chiama, lascia la tua terra, parti e va. Se ci fate caso, nella Sacra Scrittura sempre c'è questo fatto di lasciare e andare. Ricordate gli apostoli, quando Gesù li chiama, lasciarono tutto e lo seguirono. Questa è anche la nostra storia. Anche noi lasciamo e andiamo. Non è allora più semplicemente poi un lasciare fisicamente. Forse qualcuno non è neanche chiesto di lasciare fisicamente. I sacerdoti vostri, Don Ernesto Caivano, qui, a Versa, qui, dice non è che è la fine del mondo. D'accordo, però per capirci c'è un lasciare. E proviamo a pensare, anche noi, quante volte da casa nostra lasciamo per venire? Anche il fatto di lasciare semplicemente il divano. Ma questa sera no, alle 8:30, uno stava a casa cenando tranquillamente, rilassandosi dopo una giornata di lavoro. Abbiamo lasciato e siamo venuti. E siamo venuti perché abbiamo risposto a una chiamata. Allora, vedete, rileggere quella chiamata di Abramo, rileggo la mia chiamata e colgo che come lì grandi cose, perché si è fidato, forse anch'io mi sono fidato, e quindi a leggere queste grandi cose che ci sono. Quindi dicevo, nel 1800 abbiamo questo primo dato storico che noi abbiamo, 1800 avanti Cristo. Con Abramo, la storia poi dei patriarchi, Isacco, Giacobbe, i 12 figli di Giacobbe, con gli ultimi due, Beniamino e Giuseppe. Poi c'è il fatto che, vi ricordate, si spostano, quindi erano popoli nomadi perché avevano le greggi. Spostandosi arrivano in Egitto. E in Egitto c'è la situazione poi di Giuseppe. Quindi che questo popolo diventa numeroso degli ebrei in Egitto, c'è una nuova dinastia di nuovi faraoni che lì in Egitto non conoscono più ciò che era successo in antichità, che Giuseppe, grazie a lui, al sogno che aveva, vi ricordate, rivelato, cioè i 7 anni di carestia, e quindi aveva salvaguardato anche la vita dell'Egitto. Vedono il popolo così, degli ebrei così numeroso, hanno paura, e li fanno schiavi. E il popolo resterà per 430 anni schiavi lì, in Egitto. Fin quando non arriverà un altro Mosè, che anche lui lascerà la terra come Abramo, e farà passare il popolo dalla schiavitù alla libertà nella terra dove scorre latte e miele. Con Mosè siamo nel 1200, quindi 1800 Abramo, 1200 con Mosè. A un certo punto il popolo però con Mosè fa un'altra esperienza, non con Mosè, scusate, dopo, entra nella terra promessa, poi c'è l'invasione, varie invasioni, anche quelle tra cui anche quella poi romana, e il popolo viene ricondotto per varie volte in schiavitù, in esilio. In esilio, a un certo punto il popolo si pone una domanda, dice, ma perché noi stiamo in esilio? Sempre quando si trovano fuori le tende lì, fuori e parlano, perché noi siamo in esilio? E evidentemente è successo qualcosa. Evidentemente non siamo stati fedeli a Dio. Il Signore ci ha parlato. Il Signore è entrato in relazione con noi, noi non siamo stati fedeli a Lui. Ecco perché stiamo in esilio. E nasce quindi il riferimento Genesi 2, il peccato originale. Se noi siamo in esilio, perché c'è stato un momento in cui l'uomo ha peccato nei confronti di Dio. Quindi vedete, dopo più di tanto tempo si inizia a riflettere su ciò che è successo alle origini. E quindi il libro poi della Genesi. Dicemmo la volta scorsa, e non ci dobbiamo scandalizzare, i primi 11 capitoli della Genesi, perché dal capitolo 12 si parla di Abramo. E se leggete con attenzione, sta Abramo, a un certo punto compare all'improvviso. Non c'è qualcosa che dice, e poi arriva, all'improvviso compare sta Abramo. Quindi i primi 11 capitoli della Genesi vengono chiamati capitoli mitologici. Sono un mito. Ora attenzione, perché per noi occidentali la parola mito non è una parola bella, positiva, è una parola negativa, perché per noi il mito è una favoletta. Nel linguaggio tecnico,
mito non è una favoletta, il mito indica qualcosa che è successo in un determinato momento, solo di cui non si ha la nozione scientifica e storica di così come è avvenuto, che è così storicamente avvenuto. Però quella cosa è avvenuta, ma non così storicamente come la si racconta. Allora si usa il linguaggio mitico per descrivere però una verità. Perché qual è la verità dei primi capitoli della Bibbia? Che questo Dio esce dal suo isolamento, si fa conoscere e si fa conoscere come un Dio creatore. Quindi lui è il creatore, che mo ha creato il sole o la luna, è indifferente. Però lui è il creatore, e questo basta al credente, sapere che lui è il creatore. Quindi se è creatore, di ciò che ha creato si prende cura. Poi abbiamo delle esperienze profetiche, sì, e poi arriviamo al Nuovo Testamento. Con il Nuovo Testamento succede la stessa cosa anche qui, perché noi abbiamo un primo periodo. Qual è il primo periodo del Nuovo Testamento, secondo voi, con Gesù? Il primo periodo è Gesù stesso. Lui, con lui inizia il nuovo, tant'è vero che l'ultimo profeta, chi è l'ultimo profeta? Giovanni Battista. Giovanni Battista sta proprio lì, l'antico e il nuovo. Quindi Giovanni Battista segna, è lo spartiacque, quindi con lui finisce l'Antico Testamento. Giovanni Battista, ricordate come inizia? Di preparare la strada al figlio dell'uomo che sarebbe venuto, preparate la via al Signore. Quando questo Signore arriva, Gesù lo vede passare, i suoi discepoli, ecco l'agnello di Dio, seguitelo. E quindi lui si fa indietro, lui deve crescere e io devo diminuire. Quindi arriva Gesù. E Gesù inizierà il suo Vangelo proprio con le parole di Giovanni. Il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Quindi Gesù inizia lui a parlare, ad annunciare del regno di Dio. Prima di questo, un passo indietro. La parola Vangelo... Noi quando parliamo di Vangelo identifichiamo i quattro Vangeli. La parola Vangelo significa bella notizia, una buona notizia. Nel linguaggio tecnico la buona notizia veniva data, sapete quando? Quando nasceva il figlio dell'imperatore. Siccome prima la notizia come veniva data c'era il banditore, non so se anche qui c'era tanti anni. Allora il banditore arrivava sulla parola, udite, udite. Questo sapete chi è? L'evangelizzatore. Quello che portava la notizia si chiamava evangelizzatore. E la notizia che lui diceva, è nato il figlio dell'imperatore, questo si chiamava Vangelo. Quindi il Vangelo è la notizia, questa notizia bella, che è nato il nuovo figlio dell'imperatore, quindi noi siamo tranquilli perché c'è l'erede e quindi ci governerà. Mo che governa bene o governa male è un'altra discussione. Però abbiamo quindi una nostra identità, abbiamo finalmente il figlio dell'imperatore, quindi noi siamo tranquilli. Quindi la notizia, colui che porta la notizia si chiama evangelizzatore. Allora, Gesù annuncia il regno di Dio, dove dice che Dio non è più lassù, ma Dio è qui, il regno di Dio è qui, presente in mezzo a voi. Quindi la buona notizia, il Vangelo, mentre lì era il figlio dell'imperatore che è nato, adesso capite qual è la bella notizia, qual è il Vangelo? Che Dio è presente. Ed è presente in chi? In lui. Il regno di Dio è qui, presente in mezzo a voi. Ricordate quando ci fu la discussione, no? Tu scacci i demoni con il nome di Beelzebul. E lui Gesù dirà, se ero in nome di Gesù, i vostri inchini scacciano, ma se io vuol dire che è giunto a voi il regno di Dio. Quindi lui è il regno di Dio, quindi lui è il Vangelo. Poi a un certo punto che succede? Che Gesù, dopo la sua morte e risurrezione, durante la vita, vabbè, chiama gli apostoli lo seguono, Gesù li forma, vi ricordate Marco 3 dice, Gesù chiamò gli apostoli perché stessero con lui, e per mandarli poi a predicare. Ricordatevi, sta cosa, il concilio numero 7. Quindi poi gli apostoli, dopo che Gesù è risorto, continuano la sua opera. Gli apostoli però non parlano più del regno di Dio, sapete di chi annunciano, di chi parlano? Di Gesù. Qui Gesù parla del regno del Padre, che lui si è fatto presente. Gli apostoli parlano e annunciano di Gesù. Vangelo è che Dio non è distante, ma si è fatto vicino all'uomo, facendo lui stesso uomo. E quindi entrando in comunione con l'uomo. Vangelo, la bella notizia, che è Gesù stesso. Gli apostoli, nell'annunciare Gesù Cristo, annunciano il Vangelo, che è questa bella notizia. Anche gli apostoli,
A un certo punto, come vi accennavo prima, 12 erano. Gli apostoli poi chiamano i discepoli, anche Gesù già nel Vangelo designa 12 sono gli apostoli, poi 72 discepoli. Gli apostoli poi man mano associano a sé anche altre persone a quale danno un potere particolare, entrano nella loro cerchia e queste persone a un certo punto iniziano a mettere per iscritto i racconti degli apostoli. Il primo testo che noi abbiamo del Nuovo Testamento, sapete qual è il primo testo scritto, il più antico del Nuovo Testamento? Non è un Vangelo, è una lettera di San Paolo. La prima lettera ai Tessalonicesi, scritta probabilmente nell'anno 49. Quindi tenete presente, Gesù muore l'anno 30, non l'anno 33, l'anno 30. Dal 30 al 49 passano 19 anni. Quindi vuol dire che chi ha scritto la lettera ai Tessalonicesi, San Paolo, attribuita a lui, a San Paolo, è notizia proprio vicina, fresca, a ciò che è accaduto, quindi a Gesù morto e risorto. Invece il primo Vangelo scritto non è quello di Matteo, perché noi come abbiamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Il primo Vangelo scritto è quello di Marco, scritto probabilmente negli anni 60, quindi Gesù 30, Marco scrive negli anni 60, 30 anni dopo che sono successi gli avvenimenti della morte e risurrezione di Gesù Cristo. Però Marco, che vi risulta, era un apostolo di Gesù. Nella cerchia dei dodici, se vi ricordate, non c'è il nome di Marco. E anche un altro nome di un altro evangelista non c'è. Luca. Marco e Luca non sono apostoli. Sono discepoli. Sapete pure Marco di chi era discepolo? Marco era discepolo di Pietro e Luca era discepolo di San Paolo. Quindi devo dire che Marco mette per iscritto ciò che sentiva da Pietro. L'anno 60, quindi Pietro ha raccontato, Pietro ha narrato, Pietro ha evangelizzato e Marco ha messo per iscritto. Così Luca. Poi dopo Marco abbiamo il Vangelo di Matteo, scritto probabilmente negli anni 70, 70 e l'80. Luca fine anni 80 e Giovanni, l'ultimo Vangelo che noi abbiamo, scritto l'anno 100. L'ultimo libro del Nuovo Testamento scritto è la seconda lettera di San Pietro, probabilmente intorno all'anno 120. Quindi tenete presente che dal 30 che muore Gesù al 120 passano quasi 90, un secolo, diciamo un secolo, quindi passano 100 anni. Quindi questa parte qui del Nuovo Testamento è stata scritta all'interno di un arco di un secolo. Quindi i testimoni erano ancora lì vivi, alcuni erano ancora vivi, altre le cose tramandate. Voglio dire, le notizie erano fresche. Non c'è stato chissà caricati poi da chissà da che cosa. Il termine Vangelo che noi applichiamo ai quattro testi fa riferimento solo a questi quattro testi, perché in questi quattro testi si parla in modo particolare di questa bella notizia che è Gesù Cristo, che ci ha riconciliati con il Padre e ha donato la sua vita per noi. Tanto è vero che i Vangeli sono definiti così: la storia della vita, passione, morte e risurrezione di Cristo Gesù. Perché vi ricordate? Questo è il mistero pasquale. Perché in questo ne abbiamo la donazione del Padre. Poi qualche studioso ha detto che passione, morte e risurrezione con una introduzione. E questa introduzione fa riferimento alla vita pubblica, ai Vangeli dell'infanzia, ai racconti, ai miracoli, alle guarigioni che Gesù ha compiuto. Secondo, noi abbiamo anche una distinzione nei Vangeli, perché Matteo, Marco e Luca sono chiamati Vangeli sinottici. La parola sinottico, sinossi, significa che se io li guardo, se li metto in tre colonne, con un solo sguardo le cose tre insieme, perché dicono quasi la stessa cosa. Giovanni è completamente diverso. I sinottici dicono che raccontano la vita di Gesù solo dell'ultimo anno. Giovanni racconta invece la vita di Gesù gli ultimi tre anni. Infatti nei tre sinottici Gesù c'è una sola Pasqua di Gesù. Giovanni invece ci parla di tre Pasque di Gesù. E secondo i sinottici l'itinerario dovrebbe essere questo qui. Gesù inizia in Galilea la sua vita pubblica, a Nazareth, nella sinagoga, Luca 4, vi ricordate? Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato, mi ha inviato a portare lieto annuncio ai poveri. Man mano dalla Galilea scende e arriva a Gerusalemme, quindi nella Giudea.
Quindi in questo scendere, anche qui vedete, in questo camminare, in questo esodo, in questo lasciare la sua patria, Nazareth, dove era stato cresciuto e allevato, arriva a Gerusalemme e lì si compie poi il mistero pasquale. E in questo camminare, in questo anno, ci sono poi gli incontri, la chiamata degli apostoli, dei discepoli, tutto quello che poi conosciamo dai Vangeli. Poi abbiamo gli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli, c'è un solo accenno alla vita terrena di Gesù. Poi parla della storia della Chiesa che sta nascendo. Quindi non è più la storia di Gesù, quindi il Vangelo, come abbiamo inteso noi, questa bella notizia, ma parla della Chiesa dove il Vangelo si sta diffondendo. Poi abbiamo le lettere di San Paolo, di San Pietro, di Giuda e di Giacomo, dove lì c'è più un rapporto personale dell'apostolo di quello che scrive con una comunità particolare. Allora, quindi in questo caso c'è un riferimento tra chi scrive e la comunità alla quale si rivolge. E poi abbiamo l'ultimo libro, che è l'Apocalisse, dove ci descrive questa scena grandiosa non della fine del mondo, ma della fine di un mondo. Perché molto attorno all'Apocalisse, mamma mia, come verrà la fine del mondo? No, non è questo. Là si descrive la fine di un mondo particolare, perché poi si parlerà dei cieli nuovi e della terra nuova, dove quest'agnello immolato avrà poi stabile dimora, e quindi in questa Gerusalemme celeste dove tutti quanti poi saremo chiamati a partecipare. Che poi quella Gerusalemme celeste non è nient'altro la fine di quello che è scritto nella Genesi 1. Genesi 1, Genesi 2, se vi ricordate, l'albero in quel giardino, tutti quanti ne vedete. Quindi la storia inizia con un giardino e finisce con un giardino. Quindi tutto questo è segno di alleanza che il padre stabilisce con i suoi figli, ai quali poi indirizza questa lettera. Noi, piacendo al Signore, vedremo Matteo. Perché abbiamo scelto Matteo? Perché sapete che durante le messe noi leggiamo o Matteo, o Marco, o Luca. Leggiamo anche Giovanni, però in tempi particolari leggiamo Giovanni. E ogni anno si legge un Vangelo. Siccome sono tre i Vangeli sinottici, la Chiesa divide gli anni in base ai Vangeli. Quindi quest'anno che noi abbiamo finito con Luca, infatti domenica prossima è il Vangelo di Luca, domenica prossima inizierete, sentirete dal Vangelo secondo Matteo. Attenzione, Vangelo secondo Matteo, non è il Vangelo di Matteo. Ascolteremo il Vangelo secondo Matteo. E quindi, già che durante le celebrazioni noi ascolteremo il Vangelo di Matteo, rifletteremo sul Vangelo di Matteo. Però, come dicemmo, non leggeremo o mediteremo tutto il Vangelo, perché non lo possiamo fare. È perché gli incontri comunque saranno limitati. Pensate quanti capitoli del Vangelo di Matteo, dovremo fare tanti incontri, però non riusciremo poi a farli. Però la cosa che dobbiamo fare durante i giorni, a casa lo dobbiamo fare poi nell'incontro personale. Se abbiamo la volta scorsa, ricordate, abbiamo spiegato la lezione divina, ma non per avere una nozione in più, per iniziare a praticare quella lezione divina, per fare la lezione divina, per entrare in questo colloquio, per entrare in questo atto di amore. Fatemi passare all'espressione, per entrare e vivere questo rapporto d'amore con il Signore. Ricordate, lo dicemmo quando parlammo dei Vangeli della misericordia durante l'estate, noi molte volte pare che abbiamo paura di usare delle espressioni particolari. Con il Signore si entra in rapporto profondo, così come gli sposi entrano in rapporto profondo tra di loro. Perché se ci si ama veramente. È così anche con il Signore. E dicevamo la volta scorsa, se ricordate, dobbiamo imparare a trovare un po' di tempo. Trovare tempo per perdere tempo per stare con Lui. Perché io con la persona che amo, voglio perdere tempo, voglio stare con la persona che amo. Tanto ve lo diciamo, no, passerei tutta la mia vita con te. Si dicono i ragazzi, i fidanzati. Vorremmo passare, in paradiso noi passiamo tutta la vita con il Signore. Però già adesso ci è data questa grazia, questa possibilità. Non tutta la vita, però diamoci un tempo, diamocelo. Dice, questa mezz'ora al giorno così io voglio questa esperienza particolare. È la segno tra le mie attività. E quindi prenderemo in mano il Vangelo di Matteo. Ci lasceremo accompagnare dall'esperienza di Matteo, che Matteo era uno dei 12 apostoli. Se vi ricordate, quando nei Vangeli ci sono la lista dei 12, Matteo c'è sempre come nome. Però stranamente il nome Matteo c'è solo nel suo Vangelo. Quando ricordate, Gesù lo chiamò al banco delle imposte Matteo. Invece in Marco e Luca si chiama Levi, però Levi dice che era il pubblicano. Matteo di là dice Matteo il pubblicano. Perché allora così? Perché probabilmente, siccome, vi ricordate, Gesù varie volte ad alcuni cambia il nome, probabilmente ha cambiato il nome anche a Matteo, a Levi,
chiamandolo Matteo. E la realtà che resta comune è il fatto che Matteo stesso dice che era pubblicano. Vedremo poi questa realtà dell'essere appunto un pubblicano. E io direi di fermarmi qui, perché poi penso di aver detto quello che volevo dire. Adesso tocca a voi qualche domanda, se c'è qualche domanda, qualche considerazione, qualche riflessione, qualche... Come mai i Vangeli detti sinottici che poi dentro che prendono insieme sembrano uguali, però c'è qualche differenza? Sì, 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 sì. Provo a... ci vorrebbe una lavagna, sarebbe molto più facile. Come si sono formati i Vangeli? Perché ci sono queste discordanze, sembrano così? È vero, noi diciamo Vangelo secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca e secondo Giovanni. Probabilmente nessuno di questi quattro ha scritto il Vangelo. Perché i Vangeli vengono scritti perché fanno riferimento a una comunità particolare. Come se si dicesse, mettiamo per iscritte le omelie che fa Don Ernesto oppure Don Antonio durante la messa. Chiaramente, per un fedele che è di Giuliano, non gli interessa l'omelia che Don Ernesto ha fatto a voi durante la messa. Che comunque Don Ernesto, durante la messa, nel fare l'omelia, ha riferimento a questa comunità. Ditemi un nome di una zona particolare qui a Casandrino, di una zona particolare. Ma già parlo di Marotta scorsa, mi pare. Però lo conoscete voi il Marinaro? Io non lo conosco. Quindi voi per dire a me Marinaro, che mi dovete dire? Come si chiama la strada in modo giusto? E allora mi dice un altro nome che è conosciuto da voi, non Marinaro. Mieza Cappello. Mieza Cappello, ok, che via... E neanche va bene. Abbas. Va bene. Che via. Via. Allora, se voi scrivete a uno di Casandrino, direte Abbas. Se scrivete a uno di non Casandrino, non capirebbe mai. Quindi dovete scrivere il nome proprio della via. Quindi gli evangelisti, quelli che scrivono, perché... vengono mandati a predicare. Non è che stanno tutti e 12 insieme e predicano nella stessa zona tutti e 12. Vengono dispersi. Matteo arriva in Siria, in Antiochia, arriva, perché c'è stata tutta la discussione negli anni 70, quando il Tempio fu distrutto, allora gli ebrei più rigidi mandano via i cristiani. E quindi c'è la diaspora da parte dei cristiani. San Tommaso arriverà in India. Quindi Matteo, che arriva lì in Siria, deve scrivere il suo Vangelo per quelli che stanno con lui. Quelli che stanno con lui non sono quelli che stanno con Marco e non sono quelli che stanno con Giovanni. Quindi Giovanni dovrà scrivere ai suoi, dovrà scrivere in un certo modo per essere comprensibile ai suoi. Matteo deve scrivere per essere comprensibile ai suoi. Ora però succede che questi tre Vangeli sinottici, nonostante che ognuno ha scritto per una parte, ci sono delle cose che hanno in comune, altre cose che non hanno in comune, come diceva appunto Don Ernesto adesso, sono delle divergenze. Perché? Allora, qual è la realtà? È successo questo, che il primo Vangelo per iscritto, come ho detto prima, è quello di Marco. Quindi Marco mette per iscritto il suo Vangelo. Dicono gli studiosi che probabilmente Matteo e Luca hanno copiato da Marco. Tra l'altro Marco è il più breve dei Vangeli. Quindi probabilmente hanno copiato da Marco. Perché tutti e due con Marco hanno le cose in comune, come quando a scuola si fa un compito, no? E se le cose sono uguali, hanno copiato. Quindi, chi ha copiato da chi? Siccome attraverso lo studio si è risalito che Marco è il più antico dei Vangeli, quindi Marco è il primo. Quindi gli altri due hanno copiato da Marco. Però gli studiosi hanno visto che Matteo e Luca insieme hanno delle cose che in Marco non ci sono. Quindi è successo che probabilmente questi due hanno copiato da qualcun altro.
E infatti gli studiosi dicono che c'era un primo testo che è andato perduto. Viene chiamato con la lettera Q. La fonte Q. Q, quelle, significa fonte in tedesco. La maggior parte degli studiosi sulla Bibbia sono tedeschi. Quindi che succede? Marco, seguitemi, Marco sta qui. Matteo e Luca copiano da Marco. Matteo e Luca hanno qualcosa in comune, solo loro che non sta in Marco, fanno copiano da Q. Quindi abbiamo Marco e Q. Marco dà il Vangelo a loro due, copiano, e in più prendono anche da questa fonte Q. E copiano. E in più però hanno visto che Luca ha delle cose che Marco, Matteo non ha. Matteo ha delle cose che Marco non ha. Che significa? Che hanno solo loro. Quindi vuol dire che è loro propria esperienza. Quindi c'è una realtà che è comune a tutti e tre. C'è una realtà comune solo a due e uno che ognuno presenta il proprio. Ecco perché abbiamo questa disparità molte volte nei Vangeli. Però certe cose che sembrano in contraddizione, leggendole con attenzione, dicono le stesse cose però in modo diverso. Questo è un esempio che si fa classico, no? Vedete, se io dovessi descrivere questa stanza, io dico che davanti a me in questa stanza c'è, no, io dico in questa stanza c'è San Domenico Savio e c'è un quadro dell'Assunta. Non è l'Assunta? È l'Assunta. Voi non potete dire questo. Voi potete dire che in questa stanza c'è San Giovanni Bosco e un pannello qui, un poster. Chi ha detto la verità? Tutte e due. Però abbiamo, ognuno di noi ha preso un aspetto della verità. Perché se mi fossi girato avrei detto, ah sì, c'è pure San Giovanni Bosco e il pannello, però io non mi sono girato. Perché ho torcicollo, perché non potevo girarmi, per tantissimi motivi. Però abbiamo detto un aspetto della verità. Allora, ecco perché la Chiesa ha sempre rifiutato, perché c'è stato un tentativo di fare, di mettere insieme un solo Vangelo, prendendo da qui e prendendo da lì. Il diatesseron si chiamava questo qui, ed è stato sempre, subito tolto di mezzo, giudicato come eretico. Quindi abbiamo sempre tutti e quattro Vangeli, perché dalla preghiera, dallo studio dei quattro, noi abbiamo un racconto un poco più ampio della vita di Gesù Cristo, quanto più possibile, ampio e vero. Chiaramente, partiamo anche da questo, non è un libro storico, non è che ci fa la storia come la intendiamo noi oggi su Gesù Cristo. È ciò che qui ci viene detto, dove ci sono anche dei riferimenti storici, soprattutto poi nel Vangelo di Luca, e dove viene detto in riferimento allo scopo primo, è ciò che riguarda la nostra salvezza. Gira Sant'Agostino, qui non ci viene detto come è fatto il cielo, ma ci viene detto come si va in cielo. Quindi le verità che sono qui non sono verità scientifiche, ma sono verità che riguardano la nostra salvezza. Quindi allora noi vedremo, mentre leggeremo Matteo, che quelle cose che leggeremo ce l'ha anche Marco, ce l'ha anche Luca. Alcune cose ce l'ha solo Luca e alcune cose sono sue proprie. Sempre quando parla di chiamò Matteo il pubblicano, solo lui lo dice. E se poi ha quei capitoli in più, ed è in mente qualcosa in più da dire, perché si pensava che il Vangelo più antico era quello di Matteo e Marco, copiandolo, avesse fatto un riassunto. Invece tutto il contrario. È stato Matteo che ha ampliato il racconto di Marco, perché poi Marco è quello proprio più essenziale, è quello che fa riferimento. Marco non si perde in tantissime descrizioni, racconta proprio i fatti, proprio così diretti. Tanto è vero che Marco viene chiamato il Vangelo del catecumeno, cioè quello che deve iniziare il cammino di fede, studia quel Vangelo lì. Invece il Vangelo di Matteo è il Vangelo del catechista, quello che già sa, gli approfondisce la sua fede per poi approfondirla poi e farla passare poi agli altri. È sempre riferimento a dei testi che erano presenti, perché proprio partendo dal fatto che si pensava che Matteo fosse il primo, il più antico, perché a un certo punto c'è un padre della Chiesa che dice che c'è il testo di Matteo in ebraico. Ora noi i testi che abbiamo del testo originale non abbiamo nessun testo, sono tutte copie di quelli che noi, dei manoscritti che abbiamo, nessun testo originale teniamo. E tutti questi testi antichi che noi abbiamo, queste copie di questi testi, sono tutti scritti in greco, perché il Vangelo è scritto in greco.
Ora, papilla di Geraboli fa riferimento a un testo di Matteo ebraico, però non c'è mai stata nessuna fonte. Lui dice di aver visto il testo in ebraico, quindi allora uno parla Matteo 1 rispetto a Matteo 2, che è quello che poi abbiamo, che è appunto in greco. Due informazioni. Una è quella lì che si dice Vangelo secondo un migliore. Dovevo rileggere. No. Voi mi ci avete portato. Allora dicevo, uno è perché diciamo il Vangelo secondo Matteo, non di Matteo, ovvero se un laico lo proclama il Vangelo, come si deve comportare? Perché forse non so se è riservato solo al ministro o anche al laico. E poi perché la sequenza, ecco, noi abbiamo finito Luca come Vangelo e abbiamo fatto, adesso si farà Matteo e non Marco, cioè come rotazione ordinaria numerica. Poi se c'è tempo, non lo so, i Vangeli apocrifi. Poi non lo so, se apro uno scenario... vabbè, però era giusto perché sì. Volevo saperne di più. Ma se apriamo uno scenario, cercherò, spero di dire qualcosa se riesco. Allora, un laico, se fai riferimento a una proclamazione in un'assemblea, di un incontro di preghiera, il laico certamente può proclamare la parola di Dio. Certamente. Però già si usa un'altra espressione, no? Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. Ma questo anche il sacerdote in un contesto di un incontro di preghiera o anche una liturgia della parola dice così. Invece in un contesto di celebrazione eucaristica, liturgia, chiaramente come sai la proclamazione del Vangelo è riservata a ministro ordinato, quindi diacono, presbitero o vescovo. La seconda domanda? Ah sì, perché la sequenza che noi abbiamo canonica, perché dai testi, dal testo più antico del canone, quindi della descrizione dei libri, abbiamo sempre Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Perché tiene presente una cosa che gli studi recenti ci hanno portato a dire che Marco è il primo in ordine cronologico. Quindi la cronologia è sempre stata questa qui, della storia della Chiesa, da quando i testi furono, il canone fu normato con il Concilio di Trento, lì abbiamo la definizione poi ultima dei libri della Sacra Scrittura. Quindi siccome l'anno è A, B e C, A Matteo, B Marco, C Luca. Quindi proprio perché segue l'ordine C Luca si incomincia di nuovo da e quindi di nuovo Matteo. Sì, in ordine di così di come li teniamo proprio scritti, nell'ordine non cronologico ma nell'ordine sequenziale che abbiamo nella Sacra Scrittura. I Vangeli apocrifi. I Vangeli apocrifi sono quei Vangeli che non sono riconosciuti, non corretti, non giusti, questa è la parola apocrifo, quindi non secondo la norma. Perché certi Vangeli sono detti apocrifi, altri non apocrifi? Perché quindi quattro sono stati presi e non gli altri canonici e non gli altri, gli apocrifi non sono stati presi? Perché ci sono dei criteri che fin dall'inizio si sono presi a base per dire quali erano i Vangeli. Ma di tutto questi quattro Vangeli da sempre in tutte le chiese, in tutte le tradizioni hanno sempre riferimento a questi quattro Vangeli. Quindi gli ortodossi, gli armeni, il rito mozarabico, tutte le altre tradizioni hanno sempre questi quattro Vangeli, nessun altro Vangelo. Perché l'altro criterio è quello di apostolicità. Quindi fanno riferimento i Vangeli, quelli che entrano e sono canonici, al fatto che hanno la trasmissione di un apostolo dietro, o di un apostolo, o che sia discepolo di un apostolo. È vero, noi abbiamo il Vangelo di Tommaso, però il Vangelo di Tommaso risulta come studio scritto intorno al 150, molto dopo. Certamente, sì. No, si possono leggere. Anzi, si possono leggere. Sì, perché noi come conosciamo che i genitori della Madonna si chiamavano Gioacchino e Anna? Gli Evangeli apocrifi. Sì. Molte notizie, quelle che una volta si raccontavano, vengono dai Evangeli apocrifi. Ad esempio, mo che sono stato l'intera santa, alla casa di Santa Elisabetta si racconta che quando lei poi ha partorito, e questo noi non lo teniamo nei Vangeli canonici,
un angelo apparve a Zaccaria e Elisabetta dicendo di nascondere Giovanni perché la strage degli innocenti. E infatti lì c'è una pietra grandissima dove, secondo la lezione dei Vangeli Apocrifi, Giovanni è stato nascosto là dietro. Però lo sappiamo dai Vangeli Apocrifi, non lo sappiamo. Tantissime situazioni noi le sappiamo dai Vangeli Apocrifi, non da quelli storici, canonici. Ma anche per spiegare alcuni misteri che poi sono diventati anche dogmi, no? Diciamo, i Vangeli Apocrifi hanno cercato di capire, di comprendere, no? Il popolo ha cercato di la virginità di Maria, per esempio, no? Oppure la virginità di Giuseppe, no? Il famoso bastone fiorito. Uno dei criteri di autenticità, se non erro, è proprio la veridicità dei quattro Vangeli rispetto agli altri. Qual è? Per esempio, la Chiesa ha avuto il coraggio, la Chiesa primitiva ha avuto il coraggio fin dall'inizio di non omettere, proprio partendo dal capo della Chiesa, da Pietro e dagli altri, ecco, che non erano sempre all'altezza della situazione. Cioè, noi vediamo che c'è un Pietro che viene messo da parte da Gesù, no? Degli apostoli che a un certo punto non fanno una bella figura. Voglio dire, chi cerca di portare l'acqua al suo mulino? Non, ecco, pensiamo a un movimento politico o a un qualcosa. Nessuno parla a sfavore del proprio leader. Questo è uno dei criteri di autenticità. Diciamo anche questo, che comunque anche i Vangeli Apocrifi, quindi 150, così anche dopo, comunque si richiamano a una certa tradizione, un poco più edulcorato, un poco più romanzato, comunque di qualcosa che comunque è successo. Un poco più fiabesca, così, il fatto dei lupini che coprono la Madonna quando, per la strage, quando vanno in Egitto, così, che scappano, è un poco più, diciamo, Gesù bambino che si arrabbia e fa cosa agli altri, a scuola, professore a scuola. Poi il fatto di fare i pupazzetti con il legno e poi soffre dentro e lui diventa uccellino, vive. I nomi dei re magi che sono tre, così ci vengono poi da altre tradizioni, ci vengono questi. L'asino. Abbiamo detto prima, perché ci sono comunque dei criteri, perché questi quattro da sempre ci sono avuti, questi quattro qui all'interno dei racconti, delle celebrazioni e dell'annuncio, sempre riferimento a questi quattro qui. Tutte le chiese hanno avuto sempre dall'inizio, non è che si sono messi d'accordo tra di loro. Poi perché questi sì, però come abbiamo detto adesso, questi apocrifi, ma in tutto, sono molto più recenti rispetto ai Vangeli, perché quello di Tommaso sembra 150, quindi penso un po', Tommaso, se ha scritto lui nel 150, quanti anni aveva? Non ci si trova più con i conti. Sì, allora per l'annuncio, quello che chiamate kerigma, questo è Cristo morto e risorto, questo è il Vangelo. Il resto è stato un'aggiunta di cose vere, però il Vangelo è il fatto che Cristo è morto e risorto per noi. Questa è la centralità del Vangelo, è questa. Noi possiamo, si possono perdere tutte le Bibbie e dovessimo dire, è il Vangelo qual è? Che Cristo è morto ed è risorto. Questo è il Vangelo, quindi questo è l'annuncio che gli ha portato. Poi da qui il fatto che ha fatto il miracolo, che è visto, allora vi ricordate quella scena, no? Quando Gesù dice al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati, ma costui bestemmia. E Gesù dice, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere intero di mettere i peccati, ti ordino, alzati dai cammini. Quindi il segno del miracolo è per comprovare, ed è l'unica volta che l'ha fatto, il fatto che lui ha il potere di rimettere i peccati. E quindi il potere poi del mistero pasquale. Un attimo solo, e non dimenticate una cosa. I Vangeli sono stati scritti dopo che le cose sono compiute. Quindi non è che è indiretto il Vangelo. Gesù sta facendo il miracolo e quello descrive. Quindi tenete presente anche in questo che l'autore scrive il Vangelo, comunque mette la sua riflessione in quello che è avvenuto. È la comunità a quale deve scrivere. Quindi questo teniamo presente in questo. Grazie.
Allora, signori, diciamo che una persona che non ha una fede grande, tranne che non sia uno studioso, il Vangelo proprio non lo provi a leggere, tranne che non sia uno studioso. Se è uno studioso che gli piace sapere, allora certamente andrà a leggere, anche, si andrà a leggere proprio più per sfizio il Vangelo, proprio così per aumentare anche la sua conoscenza. Però per aumentare la sua conoscenza dovremmo partire dalla lettura di questi Vangeli qua, dei Vangeli canonici, partire poi da questi qua. Ora è chiaro, noi abbiamo fatto questo discorso perché stiamo facendo un corso, un percorso biblico, perché altrimenti non avremmo fatto questo discorso proprio dell'esserci persi nella fonte Q in quello, proprio perché stiamo facendo un certo discorso per dare solidità, per capire, perché altrimenti poi potremmo non capire in seguito quindi questa realtà. Comunque è una cosa che vedremo con il Vangelo di Matteo, Matteo continuamente dice affinché si compisse ciò che era stato detto dal profeta. Quindi in Matteo è chiaro che il Vangelo è compimento dell'Antico Testamento. Questo è detto affinché si compisse, si adempisse ciò che è stato detto dal profeta. Perché nel Vangelo di Matteo, vedremo, Matteo nel suo Vangelo dice che tutto quello scritto nell'Antico Testamento si è compiuto in Gesù. Perché la sua platea è gli ebrei convertiti a cristiani. Giudeo-cristiani. Quindi Matteo quando scrive ha davanti a sé delle persone che erano giudei, quindi erano ebrei, convertiti cristiani. Ecco perché lui fa riferimento a Matteo all'Antico Testamento. È il Vangelo di quello di Matteo che ha più citazioni dell'Antico Testamento. Dovrebbe averne 10. Vabbè. Comunque Matteo ha più citazioni dell'Antico Testamento. Pensate, se non ricordo male, ne sono più di 100 dispari implicite e ne sono una sessantina implicite, dove fa riferimento all'Antico Testamento. Quindi quello che l'ascolta, siccome era un ebreo, l'ebreo conosce bene l'Antico Testamento, quindi già subito capiva. La Vergine concepirà e partorirà un figlio, fa riferimento a Isaia. E quindi giustamente l'ebreo sa che Isaia lì non sta parlando della Madonna, sta parlando della sposa di questo re che partorisce un figlio che sarà il nuovo re. Chiaramente lui dicendo che la Vergine, quindi i suoi ascoltatori convertiti che sono i nuovi cristiani capiscono subito, ah chi è questo? Gesù. Quindi questa Vergine chi è? È Maria. Capite? Invece ad esempio Marco non scrive degli ebrei, scrive dei pagani che non sapevano proprio niente della scrittura. Ecco perché è quello del catecumene, dovrò usare un linguaggio diverso. Invece Giovanni, che è il Vangelo delle alte sfere, così in principio è il vero. Allora, i Vangeli sinottici partono dal basso, Giovanni parte dall'alto. Quello poi, per qualche esperto, vi presenterà poi il Vangelo di Giovanni. In effetti, la scrittura rappresenta lo scritto, e la parola che poi adesso vi do, se avete finito, perché vi lascio con una provocazione, però non vi rispondo a questa domanda. Secondo voi, però non dovete rispondere, però ci pensate chiaramente, ci pensate. La Sacra Scrittura è, quindi è verbo, è parola di Dio o contiene la parola di Dio? No, non ci deve pensare, perché la risposta potrebbe essere semplice o immediata, non è, perché rifletteteci, non è tanto semplice o immediata. Quindi contiene la parola di Dio o è parola di Dio? Quanto è il... Come? Allora, il 16 dicembre che è di venerdì. Oh. 16 dicembre. E il 17 abbiamo così, che ancora dobbiamo definire dove. Il giorno, ma c'è. Il predicatore c'è. Se proprio. La facciamo qui. Per dire così, pure fosse una bella cosa. E, 16,
Allora, il 16 dicembre c'è la catechesi, adesso vi dico l'ora, e il 17 c'è il ritiro. Mo vediamo un po'. Com'è? Tutta la giornata, sì, mo vediamo un po'. Sì, ma non pensi di andare a Mugnano adesso? Allora, sentite, il nostro amico diavolo, diacono, che se n'è andato, e aveva detto, aveva suggerito, possiamo fare una mezz'ora prima? Mo è una domanda, don Maurizio si è reso disponibile per una mezz'ora prima. Potete? No, no, se qualcuno dice, vabbè, stiamo ancora al lavoro, eccetera, eccetera. 7:30, una mezz'ora prima, però che sia alle 7:30 incominciamo così. Il 50% sono pensionato, significa che stiamo quasi per... Ah, no. Va bene, ringraziamo il Signore. Posso fare soltanto... tu hai detto il fatto della stanza, però mi piace dare un'altra immagine. Posso, Don Maurizio, col tuo permesso, dei quattro Vangeli, no? Io faccio sempre questo esempio, che è pure bello, secondo me. I quattro Vangeli sono come mettere una persona al centro fra quattro persone. Ognuno riesce a vedere un lato della stessa persona e ognuno dà un'interpretazione, dice io vedo il profilo, vedo questo, ed è molto bello. Matteo, io volevo fare questa domanda, però poi hai risposto comunque lo stesso. Matteo, da che cosa evince che parla gli ebrei? Anche perché, lo so che è una sfumatura che tutti quanti sanno, Matteo è l'unico che parla del regno dei cieli invece del regno di Dio, proprio perché sta parlando degli ebrei, il quale il nome, no, di Yahweh, ecco, è impronunciato, proprio, ecco, come diceva lui. E poi sono quattro teologie diverse, ma questo ne parlerà poi dopo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, finiamo anche con un Ave Maria per ringraziare lo Spirito Santo, ma ringraziare anche la Madonna, perché ci troviamo nella sua casa. Ave Maria. Madonna di Casandrino, San Girolamo. Chi è San Girolamo? No, io non lo so, l'ho letto prima. Non lo so. No. San Girolamo mi sembra che dice uno slogan così, l'ignoranza delle scritture e l'ignoranza di Cristo. Così. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa notte a tutti.